lunedì 18 dicembre. Siamo all'inizio dell'ultima settimana di avvento, tra una settimana sarà Natale. Accogliamo questo evento straordinario nella vita dell'umanità, nella quale Dio si fa carne, abita in mezzo a noi, il Dio con noi, attraverso Giuseppe e Maria. Ma oggi, prima di tutto, voglio leggere la prima lettura dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto che regnerà da vero re e sarà saggio, un germoglio giusto. La giustizia germoglia nella pienezza della vita e sarà vero re, perché giusto, non il re che noi immaginiamo nella prospettiva mondana, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra, il diritto e la giustizia. Parole scritte migliaia di anni fa, ma che incontrano una contemporaneità oggi che tende a non ascoltare proprio il diritto e la giustizia, il diritto del rispetto della vita nell'altro. La giustizia vera, autentica, che significa equa distribuzione delle risorse, costruzione di una prospettiva finalizzata al bene comune, non egocentrica. E su tutta la terra, diritto e giustizia nei confronti dell'intero creato. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore nostra giustizia. Bellissimo nome questo, Signore nostra giustizia. Pertanto, ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, ma piuttosto per la vita del Signore, che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dalla terra del settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. Una ricomposizione che allude a una umanità che nella diversità abita questa terra, non come luogo di conquista, ma come luogo di pacificazione. Passaggio molto difficile per noi, soprattutto in questo tempo di guerre, di odio, di mancato rispetto della diversità. Dimoreranno nella propria terra. E questo ci riporta alla contemporaneità ancora una volta, nella quale la gente deve fuggire per la carestia, la fame, la guerra, introdotta da quanti hanno una prospettiva antropocentrica ed egocentrica e vogliono possedere la terra, non riconoscono il Dio che è in noi. Ma veniamo al Vangelo, il Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva, anche in questo caso uomo giusto, e non voleva accusarla pubblicamente, pensò
di ripudiarla in segreto. Giuseppe è uomo giusto e, a suo modo, non rispetta il formalismo di una legge la quale chiede il ripudio pubblico. No, è uomo giusto e pertanto, a suo modo, accoglie e in qualche modo anche respinge, per carità, Maria, ma lo fa nel segreto. È un uomo profondamente turbato, che non accampa diritti formali e mondani, ma ascolta il diritto fondamentale, il diritto ad accogliere l'altro nella diversità. Non so se questa sia una mia forzatura, ma penso che rappresenti in modo significativo come noi dovremmo comportarci di fronte al formalismo e alla sostanzialità. Prendere distanza dal formalismo, entrare nel merito di una sostanzialità la quale ci apre al mistero nel quale possiamo incontrare la parola che si è fatta carne. E mentre però stava considerando queste cose, vedete, ci pensa, dubita, non sa che cosa fare, ma è uomo giusto. Ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati, la salvezza del popolo, dell'umanità, relativamente ai peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Vedete, il dubbio di Giuseppe è nella pienezza della fede, dell'ascolto. Ascolta, non obbedisce in maniera meccanica, dubita, è turbato, esattamente come Maria. Sono un uomo e una donna che nella semplicità della loro esistenza sanno cogliere il dubbio esistenziale, ma si aprono all'ascolto della parola di Dio. È una sorta di preghiera, la quale accoglie il Dio con noi. E così Papa Francesco si esprime relativamente al Vangelo di oggi, in occasione dell'Angelus del 18 dicembre del 2016. Il brano del Vangelo ci mostra due persone, le due persone che più di ogni altra sono state coinvolte in questo mistero d'amore del Vangelo, del mistero d'amore, la Vergine Maria e il suo sposo Giuseppe. Il mistero d'amore, bellissima espressione per descrivere l'evento fondamentale per l'umanità, che continua a esserci nel divenire. Giuseppe, Maria e Giuseppe, che per primi hanno accolto Gesù mediante la fede, ci introducono nel mistero del Natale. Maria ci aiuta a metterci in atteggiamento di disponibilità per accogliere il Figlio di Dio nella nostra vita concreta, nella nostra carne, accogliere il Figlio di Dio nella nostra carne. Giuseppe
ci sprona a cercare sempre la volontà di Dio e a seguirla con piena fiducia. Molto spesso noi siamo tentati a inseguire la nostra volontà, non la volontà di Dio. Tutti e due si sono lasciati avvicinare da Dio e a Dio che si avvicina, io apro la porta al Signore quando sento una ispirazione interiore, quando sento che mi chiede di fare qualcosa di più per gli altri. Questo significa aprire la porta, fare qualcosa di più per gli altri. E qui si pone una domanda. Ma io, quando mi chiama nella preghiera, so fare questo? So aprire questa porta? Dio con noi, Dio che si avvicina. Questo annuncio di speranza che si compie a Natale porti a compimento l'attesa di Dio anche in ciascuno di noi, in tutta la Chiesa e in tanti piccoli che il mondo disprezza, ma che Dio ama e a cui Dio si avvicina, avvicinarsi ai piccoli. Vedete, resta questa grande domanda posta da Papa Francesco che ripeto. E a Dio che si avvicina, io apro la porta al Signore quando sento una ispirazione interiore, quando sento che mi chiede di fare qualcosa di più per gli altri, qualcosa quando mi chiama alla preghiera, sono pronto a rispondere. Questa è la grande domanda che dobbiamo formulare in questa ultima settimana di Avvento, in prossimità del Natale. Poniamo attenzione alla nostra interiorità e formuliamo questa stessa domanda a noi stessi per aprirci agli altri nella pienezza del diritto e della giustizia. Germoglia la vita nella sua autenticità. Gli uomini spesso respingono la vita autentica perché inseguono l'ascolto di se stessi che li porta a padroneggiare sul mondo intero. Oggi più che mai abbiamo bisogno di un tempo nel quale, ascoltando in noi stessi una parola che ci chiama, troviamo il coraggio e l'umiltà di assecondare, di ascoltare, di obbedire a quella parola che ci chiama nella pienezza dell'amore. Buona giornata a tutte e a tutti.